un breve pensiero che spiega anche il perché abbiamo deciso con Maria Grazia Riva e con le amiche e gli amici di questa sede di anticipare questo momento che era previsto per la conclusione dei lavori di questa giornata. Abbiamo deciso di anticiparlo perché l'omaggio del cuore e della mente che vogliamo tributare a questi nostri quattro amici, colleghi e maestri, vogliamo che sia reso nella forma più pubblica e partecipata possibile. Dicevo un breve pensiero, il primo. Penso che ci siano pochi eventi che veramente realizzano la totale sinergia, come dicevo poc'anzi, tra la nostra mente e il nostro cuore. Oggi, lo dico con la schiettezza che mi è tipica, oggi è stato uno di quei rari momenti. Nel mio ruolo di servizio come presidente della Società Italiana di Pedagogia, sono stato particolarmente contento di tutto quello che non solo avevo già letto nell'ottimo volume curato da Alessandro Mariani e co-curato con gli splendidi saggi che hanno incastonato ulteriormente questo volume, Egle Becchi e Franco Campi, ma anche perché questa mattina, dopo gli interventi magistrali, abbiamo tutti con molta attenzione ascoltato della Egle Becchi e di Franco Cambi, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare giovani e meno giovani, ma comunque la pedagogia italiana. Al di là del dato anagrafico, al di là del posizionamento accademico, quella pedagogia italiana che ha a cuore e a cura la pedagogia stessa. Ecco, penso che in questo panorama molteplice, articolato di ricerche, di prospettive, di antropologie di riferimento, di orizzonti, noi abbiamo potuto registrare la ricchezza di una disciplina, di un ambito disciplinare, di settori scientifico-disciplinari che stanno lavorando per l'incremento, per la crescita, per lo sviluppo dei nostri saperi. Direi che in questo primo biennio 2010-2011 il termine generazioni, come dire, ci ha caratterizzato. Sul versante dell'attività convegnistica abbiamo lavorato sulle generazioni da educare, abbiamo lavorato sugli adulti, abbiamo lavorato prima ancora sui giovani, a Firenze possiamo lanciarli in anteprima, 3, 4, 5 maggio 2012, il convegno che chiuderà questo triennio dedicato al tema generazionale sarà rivolto ai bambini e agli anziani, due stagioni della vita a confronto. Oggi invece, in questa sede particolarmente amica che è Milano Bicocca, abbiamo avuto la possibilità di registrare il confronto tra generazioni diverse di studiosi, di colleghi, di pedagogisti. E veniamo al cuore di questo evento. Egle Becchi prima, Franco Cambi poi, tutti i colleghi che sono intervenuti, nella ricchezza delle loro articolazioni hanno fatto riferimento, come dire, a due parametri fondamentali, i maestri e le scuole.
Io penso che noi abbiamo bisogno di maestri e di scuole. Tutta la nostra vita è attraversata da maestri, è stata attraversata da maestri, sarà attraversata da maestri, come siamo espressione di scuole di formazione, di scuole di pensiero. C'è da intendersi sulla qualità del maestro, sulla qualità della scuola. Certo, non abbiamo, poi anche negli interventi finali di questa mattina, il riferimento ai genitori, Franco Cambi nel suo intervento ai padri, accanto ai padri le madri, accanto ai maestri le maestre, non a caso oggi abbiamo due maestre e due maestri. Dicevo, c'è da intendersi. Se per maestro intendiamo il maestro autoritario, sicuramente non ne abbiamo bisogno. Se di padre e madre intendiamo padre e madre autoritari, non ne abbiamo bisogno. Se per maestri, padre e madre intendiamo maestri, padre e madre autorevoli, democratici, lezioni incarnate, persone che fanno il tifo per i loro allievi e gli regalano un bel paio di ali per volare alto, bene, io penso che la nostra società ha fame di quei maestri, di quei padri, di quelle madri, per il miglior destino degli allievi, così come i maestri hanno bisogno di allievi. Se per scuole intendiamo fortini in cui arroccarsi, diceva Eglebecchi, in solitudine, no, amici, di quelle scuole non sappiamo che farci. Se per scuole intendiamo seminari di formazione, il termine seminario più volte è ritornato in quest'aula questa mattina, seminari di formazione, seminari di confronto, seminari di dialogo, seminari di discussione, di comparazione di qualità e metodologie di ricerche, bene, noi abbiamo bisogno in pedagogia, per la pedagogia di quelle scuole. Con Eglebecchi, con Franca Pinto Minerva, con Franco Cambi, con Franco Fraboni, noi oggi vogliamo dire, come comunità pedagogica nazionale, grazie, grazie. Grazie perché non solo i quattro amici e colleghi ci sono stati autenticamente maestri, ci hanno regalato dottrina e sapienza, perché un pedagogista deve essere colto, ma anche capace di gestire l'Accademia, e noi sappiamo quanto c'è bisogno di cultura e capacità gestionale nella università in cui viviamo. Eglebecchi, Franca Pinto, Franco Cambi, Franco Fraboni hanno davvero servito la pedagogia italiana con una produzione scientifica che non ha pari, non solo per quantità, come dire, sarebbe discorso ben misero, ma per qualità. Persone davvero che con molta generosità si sono spesi nelle loro sedi per la nostra disciplina a livello nazionale, ma non da ultimo con una capacità e un prestigio internazionale che ha reso onore alla nostra disciplina e ai nostri saperi. Grazie davvero con tutto il cuore.
fedele, fedele agli studi di genere, fedele agli studi di genere, ci siamo divisi i compiti, Simonetta ed io. A Egrebecchi abbiamo scritto con stima e affetto, e non è retorica. No. Egle ha detto, adesso che sono in pensione non do più noia. Allora lo dico pubblicamente, perché poi gli amici e i colleghi lo sanno che lo ripeto, mi pare di averlo iniziato a dire proprio qui a Milano Bicocca in occasione del convegno che abbiamo realizzato sui giovani. In pedagogia non si va mai in pensione. Non si va mai in pensione. Non esiste nessun 31 ottobre per nessuno. La pedagogia italiana ha bisogno di tutti, dai trentenni, e ce ne sono diversi, l'ha detto Egre, quindi non faccio, come dire, gigioneria, alle magnifiche ottantenni, ma noi facciamo i tifi per i centenari, quindi non... No! Capito? In pedagogia non si va in pensione. Perdona. Ha ragione Simonetta, poi di Franco ci piace, perché poi Franca, Simonetta e Riviere ed io siamo in questo ruolo di servizio nell'attuale consiglio direttivo della nostra Società Italiana di Pedagogia. A Franco grazie anche per, come a Franco Cambi, come Franca Pinto anche in passato, anche ai Egrebecchi, per il lavoro svolto per la nostra, se non nella forma Egle, sicuramente nella sostanza, perché ricordo i tuoi interventi di sostegno, anche se non nella militanza immediata. Chiudo volendo estendere questo omaggio, insieme alle due maestre e ai due maestri di questa giornata, a tutti i maestri della pedagogia italiana, per i quali, ripeto, non esiste pensionamento. Sempre in servizio. Grazie. Allora...